subito lotta tra Biscotto e Ingolfo lì davanti. Biscotto, Ingolfo, Ceron, Cuman, Gondolini, Cenedese, Quargentanna, Paroline, Prandelli, Vettori e Ciotti. Questa era la griglia di partenza. Andiamo al rettilineo per andare ad individuare meglio che cosa sta succedendo. Fatto sta che già un Biscotto davanti, mentre dietro sono tutti molto molto vicini. Verso Biscotto numero 81, cerca di fare il vuoto alle sue spalle, però non molla con il numero 96 di Ingolfo, Ceron e Coman con Gondolini che sta cercando di arrivare in terza posizione. Coman è sceso in quinta, ha perso una posizione rispetto alla partenza, il numero 27. La teniamo ora sulla linea del traguardo per andare anche a vedere con precisione i distacchi. Di rettilineo sembra avere qualcosina in più Mattia Ingolfo rispetto a Leonardo Biscotto. Leonardo Biscotto che poi guadagna quando si tratta di affrontare il tratto tecnico, c'è il tentativo di sorpasso che va a segno da parte di Mattia Ingolfo. Ora è attesa la risposta di Biscotto, un Ingolfo che è stato abile ad infilare Leonardo Biscotto dove solitamente era Biscotto a guadagnare. Un Biscotto che non ci sta e prova a farsi spazio, tiene però fortunatamente la prima posizione di Mattia Ingolfo e cerca ora di guadagnare un po' di spazio, di mettere qualche centimetro di sicurezza tra sé e Leonardo Biscotto. No, la ripassa, la ripassa. È bello anche il duello nelle retrovie e per la terza posizione tra Mattia Ceron e Giacomo Gondolini. Vediamoli nella linea del traguardo per questo secondo passaggio, come un tentativo in velocità da parte di Biscotto, che torna avanti, sarà vincendo la sfida per la terza posizione, si è rifatto sotto anche Niccolo Cumana approfittando della sfida tra Ceron e Gondolini. Non c'è nulla di scontato in questa gara 1 della categoria Rocky. Psicologicamente il leader della generale ora rischia di farsi infilare anche la Cuman che prova con capacità
costretto però a desistere, così come desiste per il momento in corso davanti. Si riprova il sotto però il suo carte numero 81, vede la testa. Chiudissima e assurdissima questa sfida con Gondolini numero 23 che è risalito in terza posizione per cercare di non perdere troppo terreno rispetto ai quelli davanti. Rivisitiamo i piloti della linea Academy nella zona di Pregrizia e vediamo già alcuni pronti e posizionati. Vediamo sulla linea del traguardo Leonardo Bizzotto con la solita scomoda compagnia di Mattia Ingolfo che prova all'esterno stavolta per poi cercare la traiettoria al vincitore in questa curva. Quando per la navica leggero il piede dell'avversario di Vicino e con il tempo nel suo stallo tra due palini di Corona Cumana. A seguire qua Gettani in quinta, nella stessa posizione se ne vedi in settima, Parolini in ottava, Prandelli in nona, Vettori in decima e Ciocchi in undicesima. Con il numero 4 è salito in terza posizione Mattia Cerogna, è riuscito a sopravanzare nuovamente Giacomo Gondolini, ora insidiato la comanda davanti invece Bizzotto in colpo. Siamo nel corso del sesto degli 8 giri a disposizione e i piloti della categoria Rossi che non si stanno risparmiando. Prova addirittura all'interno, Cumana ne approfitta e va ad infilare il tandem di piloti che gli era alle spalle, salendo in terza posizione, davanti Bizzotto e in corso continua la loro cavalcata. Cumana è stato abile da chiudere e poi a colpire in maniera pesante il tandem quando il Cerona che si trova ad inseguire il pilota numero 27 che ha guadagnato due posizioni in un solo colpo davanti ancora in colpo. Cerca di superare Bizzotto, i due sono vicinissimi. Siamo nel corso dell'ultimo giro con Leonardo Bizzotto che in classifica generale è a 50 punti da Gondolini. Cerca di tenere il primo posto ovviamente alle sue spalle, ma si è in colpo. Quinto nella classifica generale, mentre Cumanda si è fatto riavvicinare nuovamente da Gondolini e Cerona. Sarà un ultimo giro da seguire in apnea, via per la prima posizione ma anche per la sfida per il terzo posto, perché Gondolini ha nel mirino Cumanda, Cumanda che cerca di resistere e di tenere in maniera decisa il terzo posto. Davanti di Bizzotto sembra non aver guadagnato quei metri necessari per garantirsi un ultimo giro un po' più tranquillo. Cumanda invece deve lottare ancora per mantenersi in terza posizione. Dietro hanno le armi puntate Gondolini e Cerona, vedremo se riusciranno a fare esplodere i loro colpi migliori proprio su questa ultima tornata. Gondolini si fa vicinissimo a Cumanda, davanti invece Bizzotto ha guadagnato qualcosina, sembra essersi accontentato nel secondo posto ma tiene colpo. Cumanda invece è costretto ancora a lottare, Gondolini e Cerona non gli danno tregua, provano a ventilarlo, riesce il sorpasso di Gondolini, Cumanda finisce con una ruota fuori dall'asfalto e regala due posizioni agli avversari che tornano davanti, Gondolini e Cerona su Cumanda. Nel frattempo per la prima posizione Bizzotto cerca di mantenersi davanti, ultimi scampo di gara per l'ingolfo, se vuole provare ad infilare Bizzotto c'è una ultima curva soltanto, Bizzotto che tiene con gli artigli la prima posizione, va a vincere davanti a Mattia Ingolfo, per il terzo posto.